In un nuovo video, come avete visto, siamo in questa magnifica location perché oggi apriremo insieme il calendario dell'avvento della Lindo. Quindi io inizierei subitissimo perché, come sempre, faccio questi video la mattina, così mi godo questi dolcetti a colazione. Infatti sono le 8:58. Se sentite un po' il rumore di pioggia, metto così, i rumori di pioggia perché sta piovendo, ma vabbè, in ogni mio video è così. Allora, io inizierei subito, cioè guardate com'è bello, tutti questi ossetti, belli, 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 comunque della Linda. Iniziamo con la casellina numero 2, se la trovo, sì, io sto ancora influenzata, eccola qui, aspettate. Cioccolatino, come sempre io anche il mio bellissimo latte lì, quindi non può mai mancare. Sì, scusatemi sti capelli, ma ormai sapete il disagio, non ho imbevuto, quasi ne è caduto, ma ok. Abbiamo trovato questo cioccolatino della Lindt Premium Chocolate, quindi penso che o cioccolato bianco o cioccolato fondente, no, è cioccolato al latte, bellino, è tipo un lingotto. Mettiamo la cattottera, tanto buono. Ma poi perché ho aperto il 2? Fissate che l'altra volta abbiamo aperto il 2. No, vabbè, disagio. Quanto sono scema. Perché noi, chi ha seguito il vecchio video, l'altra volta siamo iniziati dal 2. Infatti è tutta convinta al 2. Ok, iniziamo dal primo, su. Questo è il primo. Caduto. Oh! Oddio, rossetto! Eccolo qui io, rossetto della Lindt. Vediamo, vediamo, vediamo. No, bellino. C'ha pure un po' di pancia, guardate. Eccolo qui io, bellino proprio. Iniziamo dalla testa noi, eh? Siamo da qui. Oh mio Dio, è ripieno al latte. Adoro. Buono. La Linda è buono. Poi. Il 3 subito l'ha torchiato. Io che poi faccio questo leggero, la faccio di là per non guardare dietro. È top. Una calamella. Sì. Mi è sempre cioccolato il cioccolatino. Eccolo qui. Però è diverso dall'orsetto che abbiamo mangiato. È diverso il sapore. Questo è un po' alla vaniglia, invece quello là era proprio al latte. Buono. Almeno questo rispetto a quell'altro là non troviamo solo vetti. Poi. Dove sta il 4? 4, 4. Perché poi qui, non si riesce a capire perché sono tutti i colori, allora, no, 16, 13, 22, 6, 11, 9, 17, 15, 19, 4, eccolo qui il 4, attentato, ah, eccomi qua, sono uscite due palline della Lindt. Eccole qui, non le vedete, però sono queste qui. Apriamo. Allora, sto da, cioè questa cosa è proprio un disagio. Sto dal
vecchio calendario che ho aperto solo queste confezioni così e poi non le riesco ad aprire bene. È uguale alla caramellina, vediamo se anche il sapore è uguale. No, questo è tipo al caffè. Aspettate, aspettate, ne abbiamo un altro, quelli perciò ne hanno messi due, vedete? Quando i calendari sono studiati alla perfezione. Vediamo. Nel cioccolato all'interno. Buono. 4. Devo aprire il 5, eccolo qui. Dove sta la cosa per aprire? Allè. Cosa sei? Un'altra caramella. Un rossetto. Bello, bello, bello. Eccolo qui. Questo è uguale a quello della prima. Però quello prima teneva tipo il cuore un pochino più morbido, invece questo qua è un pochino più duro. Buono. Beviamo un poco con la mia adorata tazza. Scotta. Siamo al 5, passiamo al 6. Questo calendario mi sta piacendo tantissimo. 666, sto qui sopra. Perché cadono sti un altro ovetto. Questo però è verde. Ovetto, boh. Un altro pupazzetto. Ok. Bellino. Questo iniziamo dalla testa. Questo qua ha qualcosa di tipo caramello. Buonissimo. Poi il 7 sta qui sotto. Cosa sei? Una caramella. Poi non è caramella. Eccola qui. È una sfera. Quindi questi qui con la confezione bianca all'interno c'è il cioccolato bianco, e invece quello con la confezione rossa, si sto qua perché sto guardando le carte, quello con la confezione rossa sono tutte a cioccolato. Dobbiamo aprire l'8, sta sempre qui, si vede? Sì. Torniamo alle origini. Questo qua è il solito cioccolatino. Caduto. Eccola qui. Che cosa l'ho aperto? 8? Andiamo a 9. Quindi apriamo la finestra. Verde! Verde speranza con Babbi Natali, Babbo Natale. Rock. Questo secondo me è cioccolato. Io
essendo che il bianco è cioccolato bianco, il rosso è cioccolato, io farei questo qui a bigusto. Vediamo. No. Però, buonissimo, questo qua è le nocciole, è crema di nocciole. Oh mio Dio. Hanno vinto loro per me. Beviamo. No, è buonissimo. Quindi voi fatemi sapere sempre se io devo continuare sempre questa tipologia fin quando ne arriva la settimana di Natale, quindi fatemi sapere. Poi, nove, dobbiamo andare a prendere il 10, eccolo qui. Si vede il 10. Sì. Che cos'è? Pupazzetto, cioè orsacchiotto della Lindt rosso. Quindi, no, quello là era verde, che c'era nocciole. Vabbè, penso che questi qui non cambiano, sono sempre uguali. Però questo qui lo sento un po' più anche vaniglia, caramello. Buonissimo. Poi andiamo numero. Allora io i disagi con i numeri. 11. Aperto bene, sì. Due palline. Andiamo su. Eccola qui. Questo qui è le nocciole. Questo qui c'ha il cuore morbido. Io invece quella caramella duro. Apriamo il numero 12. Babbo Natale. Non ho fatto le ole. Eccolo, sembra una sfera. Queste sono le nocciole. Paradiso. Devo andare al 13. Dove stai? Eccolo qui, oddio, è uscito un altro lingottino, eccolo. Questo calendario, ripeto, quello della Kinder sembra infinito perché erano sempre vetti. Quattordici. Sì.
quindi rosso, orsetto, tacco. In questo video sta uscendo la mia pazzia semplice vera. Oh, mi spuzzavo un urino. Cioccolato. Allora, ma se io mo, insomma, già metto questa cioccolata, no? Io sto pensando, ma a Pasqua cosa faremo? Boh. 14. Il 15 che già ci hanno invitato ad aprire. Un altro ossetto rosso, sì, se piacciono gli ossetti rossi. Sempre dalla testa? Io sempre guardo ci qua. Com'è bello l'omino che tengo in testa? Numero 16. Due palline di Natale che dopo appenderemo. Uguale. Però questi col cuore morbido sono spettacolari. Andiamo con il 17. Caramella Rock con Babbo Natale. Quindi questo qui è una sfera alle nocciole. Sì. Beviamo. Eravamo rimasti. Il 18 ancora non l'apriamo. 17, ok, dobbiamo aprire il 18. Dove sta questo? Questo è il setto verde, quindi se adesso me lo mangio, mi porta fortuna. Vediamo un po' se mi porta fortuna. Ma penso di sì. Sono crudele. Lo facciamo soffrire subito, che abbiamo tolto la testa. Boh. Andiamo al 19. Io sono curiosa di vedere il 24 cosa c'è. Questa è una caramellina Rock. Sono duri, abituati che quelli là i giorni sono morbidi.
L'ho trovato il 20. Andiamo con il 20. Un lingotto. Quando troveremo? I capelli che se ne sono scendendo tutti. Ok, ci mancano altri 4 numeri, nel frattempo bevo. Aspettate, ho fatto un macello. Ok. Solo io potevo far cadere il latte, qualche goccia a terra? Sì. Andiamo con il 21. Caramella. Eccola qui, questa qui. E cioccolato bianco. Penso che questo video verrà a 30 minuti, sicuro. Cioccolato bianco. Guardate i numeri come stanno. 1, 2, 3. Apriamo il 22. Orsetto blu. Abbiamo trovato molti orsetti rossi. Bellino. Sembrano un po' le barrettine della Kinder, però non sono completamente diverse. Proprio il cioccolato è diverso. Numero 23. Come devo dire? Oddio. Sono le palline. Mettiamo qua di tutto. Le apriamo entrambe e le mangiamo. Ci manca l'ultima casellina. Bello. Beviamo e apriamo l'ultima casella. Ormai non ci posso fare niente guardando l'orario qui del video. Io ho la calamita per far venire questi video sempre 23-24 minuti, ma proprio la calamita. Ma vabbè. Allora, andiamo all'ultima casellina centrale 24. Enorme, questo è andato. Sì, questo è stato un po' perché è bello pesante il calendario, perché tutta cioccolata bella. Infatti dopo una bella corsa a piedi. Eccolo qui.
Guardate. Questo è più chiattone, ha più pancia, vedete? Guardate. Come tutti gli altri, mio Dio, non sporchiamo a terra, giù là. Dopo mamma ci picchia, mi picchia. Pensavo che avevo fatto vedere qualcosa, mi stavo sentendo male. Guardate il cioccolato con me sottile. Oh, bellino, fatto proprio bene, infatti si vede il fondo. L'abbiamo smorzato la testa. Oh mio Dio. Nulla, quindi io spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, mi raccomando, un pollice in su, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, altrimenti siete cattivi. Quindi io vi lascio un grande bacio e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!